Ciao a tutti amici di Travel and Tech. Come vedete, ho una bustina della Apple calda calda, al cui interno troviamo il nuovo Apple Watch serie 4, colorazione Space Gray 44 mm, modello cellular. Ebbene sì, anch'io ho finalmente messo le mani sul nuovo gioiellino di casa Apple ed è con immenso piacere che mi appresto a sconfezionarlo e vederne il contenuto qui con voi. Quindi procediamo subito con l'unboxing. Questa è la confezione che contiene il nostro Apple Watch serie 4. Qui nella parte posteriore abbiamo questa striscia che rompe il cellophane. Quest'anno sui nuovi Apple Watch Apple ha inserito queste strane clip che aprono la confezione. E per la prima volta il cinturino viene fornito separatamente dall'orologio e il caricabatterie. Come vedete, la confezione era avvolta da questa particolare carta che riporta vari tipi di Apple Watch. Molto bene, procediamo con l'aprire la confezione che contiene il cinturino. Il cinturino in questo caso, essendo il modello Space Gray, è di colore scuro, è un grigio scuro, quasi nero. Il cinturino, come vedete, è composto da tre differenti parti. Vi spiego anche il perché. La parte che vedete qui, singolarmente, viene utilizzata per chi ha il polso un po' più piccolo e serve a dare la taglia small medium, come potete vedere qui, SM. Se invece avete un polso grande come il mio, utilizzerete questa parte che dà la taglia medium large. Questo qui, invece, è il pezzo che resta invariato sia per l'uno che per l'altro. Come vedete, questa è la colorazione molto particolare del cinturino dello Space Gray. È un grigio scuro che tende quasi al nero, un grigio carbone. Molto bello. Io terrò fuori la parte medium large, quindi questi due pezzi. Questo posso metterlo via perché è davvero piccolo, per il mio polso non va bene. E possiamo adesso procedere con l'unboxing dell'Apple Watch. Quest'anno Apple ha inserito all'interno della confezione la classica spina per ricaricare l'Apple Watch, il cavetto con il magnete che va poi posto nella parte posteriore e che serve poi a caricarlo, e la nostra cassa dell'Apple Watch. Questo, come vi dicevo, è un 44 mm. La cassa è avvolta in questa piccola custodia protettiva in similpelle, sembra camoscio, anzi direi quasi che pelle reale. Tiriamolo fuori. Questo è l'Apple Watch. Nella parte posteriore possiamo vedere che la cassa è in zaffiro e la colorazione appunto è Space Gray. In realtà la colorazione Space Gray è solo nella cornice in alluminio, perché ormai dietro abbiamo quasi esclusivamente zaffiro e frontalmente abbiamo il grandissimo display da 44 mm. Procedo subito con l'installare il cinturino, che è molto semplice, si fa scorrere all'interno in questo modo. Io preferisco avere sempre la ghiera sulla parte esterna del polso, in questo modo, ma ognuno può scegliere di utilizzarla da uno o dall'altro lato in base a come configurate l'Apple Watch. Questo, come vi dicevo, è il modello cellular. Ve ne accorgete a colpo d'occhio da questo dettaglio rosso che abbiamo sulla ghiera. Come avete visto, l'Apple Watch chiede di avvicinare lo smartphone, in questo caso l'iPhone, per configurarsi. Già che ci sono, vi mostro la differenza con il
il 42 mm seconda serie che io possedevo. Come vedete, le dimensioni sono pressoché le stesse, anzi posso notare che il nuovo serie 4 è addirittura più sottile. Nella parte posteriore, come potete vedere, l'alluminio che circondava lo zaffiro che andava a coprire i sensori per il rilevamento del battito è stato sostituito da un materiale che sembra, non vorrei sbagliarmi, vetro. Questa è una scelta secondo me azzeccata, perché non so se è possibile vederlo, ma l'alluminio sulla parte posteriore era davvero molto delicato. Infatti, nonostante io ne abbia sempre avuto grande cura, abbiamo delle piccole scalfiture che non sono dovute a urti o altro, ma è proprio il materiale che a contatto con la pelle e la sudorazione si va a deteriorare. Invece in questo modo sicuramente la parte posteriore non si andrà a danneggiare, perché questo è un materiale molto più robusto dell'alluminio. Purtroppo, non avendolo ancora avviato, la differenza di dimensione del display non è evidentissima, ma vi assicuro che a occhio si nota. Procedo adesso con l'accostare il mio iPhone X all'Apple Watch. È subito stato riconosciuto, quindi andiamo avanti con continua. Come vedete, compare un'immagine che va scansionata con la fotocamera dell'iPhone X. La fotocamera ha riconosciuto l'Apple Watch e ripristiniamo il backup del mio precedente Apple Watch per ritrovarmi tutti i contenuti che avevo su questo Apple Watch anche su questo. Quindi ripristina da backup. Impostazione lingua e il nostro Apple Watch si sta avviando. Accettiamo i termini e condizioni. Inseriamo la password dell'ID Apple. Adesso sta verificando l'ID Apple. Arriverà una mail che dice che il nostro ID Apple è stato inserito su un nuovo device e possiamo cliccare esegui l'accesso con l'ID Apple. Continua. Accesso a iMessage. Qui viene richiesto se abilitare o no trova il mio Apple Watch. Io lo abilito. Abilita monitoraggio itinerario, sì o no? Abilita. Qui viene richiesto se condividere o meno l'analisi dell'Apple Watch. Io preferisco non condividerla. Terminata l'operazione, clicchiamo OK. Qui viene richiesto se vogliamo inserire nel nostro Apple Watch un codice di sicurezza. Io al momento non lo inserisco. Se vogliamo configurare le attività, ignora. Qui vengono spiegate alcune funzioni, tra cui frequenza cardiaca ridotta e frequenza cardiaca elevata, che sono due novità di questo nuovo Apple Watch. SOS emergenza. Qui viene richiesto se configurare o no il piano dati. Infatti questo, essendo un Apple Watch cellular, ha una SIM virtuale che al momento è possibile utilizzare solo con Vodafone, ma fortunatamente io sono proprio un cliente Vodafone, o ignorare l'operazione. Quindi io al momento andrò avanti. Vi prego di farmi sapere nei commenti se volete un video dedicato a come configurare la SIM virtuale con Vodafone. Qualora foste interessati a vederlo, creerò anche un video in cui attiverò in tempo reale con voi la SIM virtuale di Vodafone. Adesso l'Apple Watch si sta sincronizzando col mio iPhone X. Al termine di questa operazione potrete utilizzarlo a pieno regime. Consiglio ovviamente di metterlo in carica per alcune ore prima di utilizzarlo, per dare il giusto avvio alla batteria. Per questo video unboxing e primo avvio è tutto. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao!